sono, come ho detto, e non ho problemi a ripeterle, un berlingueriano di formazione, tale mi ritengo. Con un documento che alla fine vi dico che cos'è, ma tanto qualcuno di voi lo sa. I partiti non fanno più politica, sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi, senza alcun rapporto con il bene comune. Non sono più organizzatori del popolo, ma federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con i propri boss e sottoboss. I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni grandi giornali. Gli italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni, ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi oppure sperano di riceverne. La questione morale nell'Italia di oggi non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei concussori, dei corrotti nelle alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, denunciarli e metterli in galera. La questione morale nell'Italia di oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. Se questi elementi non ci sono, l'operazione non può riuscire. Se si continua in questo modo, in Italia la democrazia rischia di restringersi, non di allargarsi e svilupparsi. Oggi la nostra democrazia rischia di soffocare in una palude. Questo è Enrico Berlinguer, Eugenio Scalfaro, nel Pantheon dei padri nobili del Partito Democratico. Berlinguer non ce l'hanno voluto, ci hanno messo Craxi, infatti stanno facendo la stessa fine. Grazie. Hanno ascoltato la banca più antica del mondo. La colpa è del PD e del sistema clientelare dei partiti. Voi qua nella provincia di Siena, 10 anni fa, avevate un tasso di disoccupazione giovanile che era il 10%, 10% di disoccupazione giovanile. Dopo 10 anni siamo arrivati al 32%. Andiamo a informarci, siamo curiosi, andiamo a cercare gli intrecci societari tra la regione toscana, e la Monte dei Paschi, che fino a prova contraria è una società privata. Fidi Toscana, 46% regione toscana, 27% Monte dei Paschi, ha perso 6 milioni di euro nel 2013, chi li paga? 6 milioni di euro nel 2013, chi li paga? Interporto Toscana, ha perso 5,2 milioni di euro nel 2013, chi li paga? La Toscana ha fatto, la regione toscana, i partiti hanno regalato alle banche 14 milioni di euro nel 2013 per i derivati. 14 milioni di euro. Dobbiamo fermarli al più presto. Cosa avremmo potuto fare con questi 14 milioni di euro? Avremmo potuto incentivare l'acquisto dando 1000 euro a 14 mila impianti fotovoltaici? Avremmo potuto creare corsi di formazione per le imprese turistiche, per la digitalizzazione dell'impresa, per la capacità di promuoversi via web, per imparare in modo professionale le lingue straniere? Avremmo potuto costruire 3 depuratori nuovi. Sono queste le cose di cui abbiamo bisogno, cose concrete. Bravo. Ce la possiamo fare. Bravo. Ce la possiamo fare. 31 maggio, scegliamo un futuro migliore, votiamo Movimento 5 Stelle, forza, forza!